Salve a tutti amici e benvenuti a questo nuovissimo video. Oggi andremo avanti con Alan Wake, ci siamo lasciati sotto il lampione, il punto di salvataggio. Nello scorso episodio ci sono state diverse cosette da vedere, da ragionare. Siamo stati attaccati dall'oscurità all'interno del centro d'accoglienza, cos'era? Il museo, insomma, ora non mi ricordo come si chiamava. E quello che ci aveva avvisato che probabilmente i bracconieri avevano messo le trappole in giro per il bosco, quindi ci aveva messo in guardia. È morto, ed è morto pure il cane, poverino. Ci sono rimasto malissimo. Niente, adesso proseguiamo nella nostra avventura. Curiosa la forma di questo steccato, che bello. Che è? No, chi è voi? Ah, ecco. Lascia perdere, Barry, che sto impazzendo. Oh Gesù, non sei pazzo. Magari fossi pazzo, ma non lo Ecco. sei. Ah, sta attento. Resta in casa, non aprire la porta a nessuno. Sul serio. Quindi a questo punto l'ha visto anche Barry e Barry adesso sta cominciando a crederci. È bello, qui c'è scritto non dare da mangiare agli animali selvatici. 100 dollari di multa. Ah, visitor center, eravamo al centro visitatori, avevo detto bene. Qua c'è un altro lampione, un'altra safe, zona safe. Qui c'è delle birre, ovviamente una pagina del manoscritto. Nient'altro, ok, F5. In quell'ultimo istante. Come dico sempre, chi vuole mette in pausa il video e se lo legge. Mi sento un po' in colpa perché io non gioco così di solito, però scusate se mi ripeto, ma questa cosa mi ha dato veramente fastidio, il fatto che se tu sai già quello che sta per succedere, dov'è la sorpresa? E purtroppo questi manoscritti ti raccontano, ti dicono quello che stai per affrontare. Lasciami la sorpresa. Da una parte so anche che se avrò dei dubbi dovrò per forza leggermi le note. E quindi è un po' un'arma a doppio taglio. Punto di controllo raggiunto, ok. Per ora non è successo niente di L'overspeak particolare. era alla fine del L'overspeak, percorso ok. naturalistico. Vedo, eh sì, freccia, frecciatina. Cioè, frecciatina, vabbè, la freccia gialla che indica a sinistra. Cose, se ho sentito benissimo, sai. Ma io in teoria una volta non avevo anche il fucile. L'avete vista, vero? Non l'ho vista soltanto io. Cosa? Cioè no, non vale, stavo parlando con i miei iscritti. No! E se la! E se la! Ma ora quello fa il giro del sasso. E se la! 2, 3. Dai. Te 1 e te 3. Olè. Ok, questa non è stata tanto difficile. Allora, io devo prendere intanto le batterie che stanno qua, che sono a 14, ok. Dov'è il bagno? Dov'è il bagno? 555 3297 9071 9071. Scusa, allora. Sasso che indica a sinistra. Ah, ma c'è la cosa qui, c'è una porta aperta. Ma non mi, sai che non mi garba tanto a questo punto? Perché in teoria dovrei andare di là. Vabbè, stica. Sinistra, dritto. Probabilmente non. Dai, non può succedere qualcosa qua, sarebbe troppo scontato. Anche se è molto inquietante questa grotta. Ora spuntano dei ragni assurdi. Monsha. Ah, la caverna de. No, questi sono pipistrelli, stavo per dire la caverna dei funghi. Funghi volanti.
Questa grotta fu un luogo di frequenti redditizie e attività illegali. C'è qualcosa che sfoca là dietro. C'è qualcuno che mi sta aspettando, probabilmente. Illegale durante il proibizionismo. Veniva usata prevalentemente come deposito temporaneo per l'alcol contrabbandato dal Canada e occasionalmente anche come distilleria. Eccoci. Oh, fucile. Ma chi me l'aveva rubato il fucile? E soprattutto, chi è che è andato a mettere un fucile qua dentro? Apriti sesamo, batterie, ottimo. E adesso che ho recuperato gli oggetti chiave succederà qualcosa di puzzolente. Vero? Yippee! Ricordatevi di depositare le chiavi per non perdere la caparra. Pronto? Eh sì, il problema è che ho chiamato il numero sul gabinetto, ma non mi ha risposto nessuno. Io devo andare in bagno. Dov'è il bagno? Oh! Checkpoint, ok. Ora so dove devo andare. Sì, ma devo fare il giro dei tornanti. Dei tornanti che non tornano per nulla. L'overspeak a sinistra, però mi dà anche una strada a destra. Ovviamente io vado qua che c'è una no. Ta. Dov'è? Eccola qua. Barry Avrai incontra forse. Rose, ok. Probabilmente alla fine del gioco, o comunque quando il gioco l'ho finito, rifarò una run per conto mio e poi le note me le leggo tutte. Me le leggo tutte. No, 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 teniamoci sul percorso. No, che sennò qua adesso comincio a perdermi. Ecco, percorso. Sta arrivando qualcosa di marcio. La musica dello squalo. Sembrava. Ce l'ho dietro? No, ok. Poi io seguo la strada. Sicuramente qua nel bosco ci sarà qualcosa da raccogliere. Oh, luce, luce, luce! Dei collezionabili, però io adesso sinceramente da andare a esplorare non me la sento, quindi. Oh, munizioni e munizioni, cioè fucile e munizioni. Ok, checkpoint l'ho raggiunto. Vediamo qua. Qui dice visitor center a destra, caffè shop a destra. No, l'overspeak a sinistra. Dai, che voglio vedere in faccia questo. Cioè, non questo signore. Volevo vedere in faccia quello che ha rapito mia moglie. Oh, porca miseria. Ma che è un tank questo qui? Cioè, mi ha fatto consumare quasi tutta la batteria e due colpi di fucile, ricarica. Ezzela! Riprova, sarei più fortunato. A sinistra? Ho visto la testa di Alan Wake che ha girato. Bestia! Mostro! No. Sudicio! The Great Old One. Cioè. Oh, il passaggio verso un mondo fantastico. Dove cavolo devo andare? No, mi sa tanto che non è di qua. Di dove l'ho visto? L'ho visto, schivato, saltato e le ho prese comunque. No! Oddio, cioè, mi ha praticamente disegnato la riga sulla schiena de del giacchetto. Morici. Morici male. Mamma mia. Ti dà proprio la sensazione che la torcia sia debole. Cioè, nel senso che tu sia nettamente inferiore ai nemici. Comunque adesso si ritorna alla pistola, quindi. Considerando che li fai fuori con tre colpi ciascuno e quelli grossi con sei, le munizioni andranno giù abbastanza in fretta. Ma scusa,
Qui se no li spreco e basta le munizioni. Vado verso la luce. Vaffanculo. No, è morto, non vale. No, dai, così non vale. Così è da carogne. Oh, allora, Alan, ripigliati però. Non faceva niente. Io premevo i tasti, non faceva niente, stava lì. Così, Dio Cristo. Benvenuti a Bright Falls. Se la... De cosa vuoi fare te? Stai lì. Corri Forrest. Ah no, a parte che si... È vero. Si rompe la luce lì. Cioè si rompe, si spegne, mori. Carica, carica. Ok, quelli a destra non sono... Non sono comparsi, quindi ho tutto il tempo del mondo per accendere questo. Raggiungi il Lover's Peak ancora? Non siamo già arrivati, no? Eccolo, vedo le antenne, si è. Si è a piedi poi. Ecco, ma non la posso prendere questa accetta? A parte che non c'è il ferro. Ah no, c'è, ok. Pensavo fosse il manico conficcato dentro la cabina. Prendiamo tutto. Bello, che tra l'altro l'ho visto ora. Il fucile che è dentro proprio la cassetta. Una nota. Girai l'angolo, temendo. Girai l'angolo, eccoci. A posto. Di là non si va, ok. Bear alert. Aia, ci sono anche gli orsi qua? No, non mi dire che ci sono anche gli orsi. Dimmi che sono scappati come i cani dalla cittadina. Una maglia bianca. Questa maglia bianca era l'oggetto di discussione di quel filmino pseudo poliziesco che ho tagliato nell'episodio scorso, in cui c'era, per l'appunto... Sta morendo la luce. Sta morendo la luce. Ecco, dicevo, in cui c'era il tizio che diceva che aveva accompagnato il suo figlio allo stadio e aveva una maglietta bianca, ma poi la maglietta bianca era piena di sangue perché aveva ammazzato quell'altro. E qui c'è, quindi vuol dire che qua troveremo l'assassino, quell'assassino del filmino che vedo. Ah no, sembrava uno impiccato. Però, uno, due, allora abbiamo un tank e uno normale. È pericoloso fare il boscaiolo. Si è in 2000. Sì, sono un po' circondato, eh. E un po' impedito nei movimenti. Alan scappa. Ecco, adesso mi sento un po' più libero. C'è qualcosa che posso usare per difendermi qua dietro? Allora, te via. Due, tre, quattro, cinque, sei. Mancato. Uno, due, tre. Oh, bestione. Vai. Cioè te li vivi proprio i combattimenti, nel senso, sei sempre lì a calcolare ogni cosa. C'è una strada che anche di qua. Per la tua sicurezza? Sì, vabbè. Per la tua sicurezza stai sul percorso designato, però lo so anch'io, a parte che... No, ok, no, mi era sembrato di vedere un termos. Io vedo cose che non ci sono, ragazzi. Io vedo la gente morta. Non so voi cosa vedete. Cioè, passare attraverso l'albero. E poi ci piazzo un cartello per dire questa è una località turistica. 10. Lover's Peak a sinistra, ma noi andiamo a destra. Ok.
Che cavolo è quel gong di legno che dondola? Mi dondola il gong! Ma cos'è? Un tiro a piattello che vedo dei cartellini sopra. Vabbè, c'era un thermos comunque. Sì, ma allo... Cioè... Ah, ecco! Ok. Ok, punto di controllo raggiunto. Ci sono dei tronchi che mi impediscono di entrare. Potrei fare il giro dietro i sassi, volendo sì, ma non è stato programmato così il gioco, quindi devo saltare di qua. Ah, ecco. Ok, scusate, io ero già troppo tecnico. Raccogli pagine del manoscritto. L'agente Nightingale non avrebbe... Funivia. Ok. Guarda, si stacca il cavo e faccio una morte bruttissima. Scusa. Allora, Natural Trail. Ok. Moonshine Cave. C'ero prima lì. Natural Edelwood. Gazebo Cabins. Visitor Center. Eccolo lì, dove c'è la E. Dai, ho fatto una bella passeggiata da lì a lì. Ok, andiamo. No, dietro, se c'è la luce ancora attiva, difficilmente viene qualcuno da dietro. Intanto che arriva io mi bevo un po' di ginger. Allora, sta per succedere qualcosa di brutto, lo so, ora mi schianto male di sotto. Ecco, oh, gli uccellacci, gli uccellacci. Salta, 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 salteschi, salterini. Ok, no, ha tirato una facciata contro la ringhiera di ferro e sa bene, eh? Ok. Chi è Barry? La gente Nightingale? Nightingale? Ne arrivano altri. La torcia è roba da ragazzini. È questa Shora o Ciccio? Li terranno lontani. Beh, meglio così. Cioè, se avessi saputo di trovarmi in questa situazione, mi sarei portato dietro un faro da stadio sulla schiena. E anche tu? Diamine, certo che vedo. Dai, muoviamoci. Perché? Perché è così che va la storia. Sì, ma... Muoviamoci. Come è così che va la storia? Che vuol dire? Ah, io ho un'arma. Continua a puntargli la luce addosso. Ci volle un momento, ma poi lo riconobbi. L'avevo visto sul traghetto quando ero arrivato con Alice. La fissava. Conosceva il mio nome. Stavamo andando nella direzione di Lover's Peak. Non poteva essere una semplice coincidenza. No, era non c'era. Rapitore. Com'è lui il rapitore? Io non me lo ricordo assolutamente. Poi vado a rivedere il pezzo di quell'episodio lì. Ma secondo me non c'era. C'era, c'eravamo noi due. C'era il tizio della radio. E poi c'era quello che pilotava il traghetto. Non era lì che fissava. Vabbè. Non vorrei dire una cavolata. Poi andrò a ricontrollare. Comunque, lui ha detto, è lui il rapitore. Prima come fai a saperlo? Poi è lui il rapitore e ci conversi così allegramente? Quel quadro non cosa, ragazzi. Tieni premuto il... Sì, tasto della rotellina per usare bengala. Ok. Una bella sorpresa per voi. Ecco, ok. Per il momento non li voglio ancora usare bengala perché mi sa tanto che sia come il lanciarazzi. C'è un oggetto potente e raro. Ok. Lover's Peak, c'è un qualcosa da raccogliere da questo lato?
C'è un cancello qui. No, ok, sbarrato con un tronco. Qui si tagliano gli alberi per sbarrare i passaggi. Andiamo, che babbaro sfinito. Sei l'ho visto, eh. Sì, è. Oh, spara. Ma non spara. Non gli spara. Cioè, ti rendi conto? Ho dovuto sprecare un bengala perché questo idiota non gli sparava. E guarda la mia vita. Normale si ricarica lentamente, ma si ricarica. Vai, spara ora, a ricaricare. Poi lo manca pure. Senti, me la dai a me la pistola, eh. In cima alle scale, Wake. Usa i bengala di emergenza per tenerli lontani. Io tolgo queste assi. Aia. Ecco, dammi l'arma. Stai scherzando? Dammi l'arma. Ma adesso non c'è tempo. Tienili alla larga. Questo non la racconta giusta. Perché non mi vuoi tenere... Cioè, non mi vuoi dare l'arma? Che poi, scusa, che stai facendo? Ah, deve togliere gli assi. Tienili lontani ancora un po'. E ci aspetto il bengala. Dai il cazzotto. Aia, però anche io non gli devo andare così vicino, se no. Arrivo. Stacci te lì insieme ai tuoi amici. Io voglio andare nella luce. Però questa volta non spariscono se tocco la luce, vedi? Continua a puntarli lui. Oh, ti senti meglio adesso, Wake? Tranquillo e al sicuro? Senti, non prendere per il culo perché sto roba in gala tiene un filo tra le natiche, eh? E poi chiamo di pre a riprendere tutto. Ci siamo, Wake. L'ultima fatica. Ci sono altri bengali. Okay, l'ultima fatica di Wake, ecco. Dammi quella dannata arma, stanno arrivando! Non funziona. Segui le istruzioni, Wake. Ma dagli una botta in testa. Muori e basta. Ah, ma aspetta, ma se lo tengo pigiato? Se lo tengo pigiato? Wake, cammina col bengala in mano. Guarda, vedi? Devo tenerlo pigiato. Aspetta, ho visto il... Questo, aiuto, sta scattando malissimo. Dove sei? Non ti vedo più. Che... Perché mi inquadri lì? Ah, ecco perché... Lo fai fuori! C'hai una mira, guarda! Questa parte qui è bruttissima però, eh! Perché io gli illumino dei bersagli che lui, no, lui non gli spara! Guarda, ce n'ha una a destra, non gli spara! Cioè io adesso finisco tutti i bengala perché lui è un deficiente e non spara i bersagli. Oppure li manca, oppure li spara. Quando... Guarda, questo qui... No, è incommentabile. Questa parte è incommentabile. Sì, proprio così. C'era un altro gioco che adesso non mi viene in mente come si chiama, che io dovevo illuminare i bersagli e l'altro gli sparava. Guarda, non gli spara. È andata di culo, eh. Però in quel caso era effettivamente, cioè sparava effettivamente ai bersagli che puntavo io, non a quelli che gli pareva, che pareva all'altro personaggio. Guarda, non gli spara, non c'è versi. Ah, c'è l'orso Yogi.
Cosa? Che è successo? Ah, non l'ho capita. C'è nessuno dietro? Sì, certo che sì. Aia. Sì, è. No, cosa? Bugiardissimo. Prima avevo schivato ma ha colpito. Secondo, non mi aveva ucciso ed è morto lo stesso. No, la devo rifare. Questa parte è una tortura, le palle proprio però, eh. Ma una passeggiata sto gran... Mi fa essere volgare. Che te hai una mira peggio di mia nonna con la cataratta. No. Che è stato? Mi è arrivato una... Oh, dai, colpisci l'ora. Oddio, corre anche Rage. È in Rage mode, mi sa. Essere... No, bugiardo. Oddio, che culo. Basta, eh. Meno male, Cristo. Diamoci un taglio ora. Mia moglie, dov'è? Sapevo. Parla, o ti faccio sputare i denti. Tutto. Sei un cazzo di genio, congratulazioni. Farai succedere cose gloriose e terribili quando avrai il nostro controllo editoriale adeguato. Ma che cosa stai dicendo? Infatti, dov'è Alice? Voglio l'intero manoscritto, altrimenti Alice ne pagherà le conseguenze. Bravo, l'avrei fatto anch'io. Comunque mi piace il fatto che Alan Wake non è stereotipata come personaggio, si comporta esattamente come si comporterebbe una persona normale. Bene ragazzi, io direi di salutarci qua, anche in questo episodio siamo arrivati alla fine. Cosa accadrà? Lo scopriremo nel prossimo episodio. Lasciate quindi un like per supportare la serie, mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate e niente, noi ci vediamo alla prossima.